In questo video ci occupiamo di traslazione dal punto di vista analitico, cioè tenendo conto, considerando le equazioni di una traslazione. Primo esercizio è un test, chiede di stabilire quale tra le cinque risposte è quella corretta e precisamente chiede di individuare quali sono le equazioni della traslazione individuata dal vettore di componenti meno 1, meno 4. Beh, per dare la risposta occorre ricordare che le generiche, o meglio, le equazioni di una generica traslazione sono quelle che vedete scritte, cioè naturalmente stiamo parlando di una traslazione nel piano x' uguale x più a, y' uguale y più b, dove a e b sono due numeri reali non entrambi nulli e in particolare sono rispettivamente le componenti del vettore che individua la traslazione. Beh, se le componenti del vettore che è dato nel testo sono rispettivamente meno 1 e meno 4, chiaramente la risposta corretta è quella individuata dalla lettera D. In questo caso, e anche qui è una sorta di test, anzi non una sorta, è un test, è dato un punto e un vettore che individua la traslazione. Dobbiamo trovare le coordinate del traslato del punto. Beh, come si fa? Basta sommare alle coordinate del punto rispettivamente l'ascissa e l'ordinata delle coordinate del vettore e di conseguenza la risposta corretta è la risposta B. Bene, passiamo ai prossimi due esercizi che sono dello stesso tipo e sono dati in pratica tre triangoli. Il testo parla di poligono, ma è chiaro che se i vertici sono tre, si ha a che fare con un triangolo. E nel primo dei due esercizi abbiamo il vettore di componenti 7, 0 e sostituendo nella maniera che abbiamo visto nell'esercizio precedente, si ricava che A' ha coordinate 6, 0, B' 5, meno 5 e C' 7, meno 1. Per l'esercizio 330 si procede in maniera analoga e vedete il risultato che non ha bisogno di particolari commenti. Nei successivi quattro esercizi, tutti dello stesso tipo, cambiano solo i dati, sono dati un punto e il suo traslato. Bisogna individuare le equazioni della traslazione, cioè bisogna in pratica trovare le componenti del vettore che la individua. Allora, cominciamo dal 333. Se A va in A', significa che allora intanto indichiamo con A e B le componenti del vettore che individua la traslazione, A l'ascissa, B l'ordinata. Allora, 1 più A uguale a 2 e meno 2 più B uguale a 6. Basta sostituire alle coordinate di, a sommare alle coordinate di A e di B, del punto A, scusate, rispettivamente A e B, e uguagliare i risultati alle coordinate del nuovo punto. Si ricava che A è 1 e che B è 8, quindi il vettore è il vettore di componenti 1, 8 e le equazioni della traslazione, in conseguenza, sono x' uguale x più 1, y' uguale y più 8. In maniera analoga si risolvono gli esercizi 334, 35 e 36. Ovviamente cambiano i dati, ma la procedura è la medesima. E vedete qui le conclusioni, coordinate dei tre vettori, uno per ogni esercizio, e le corrispondenti equazioni delle traslazioni.
Allora, in questo esercizio è data una funzione lineare, quindi in pratica una retta, che deve essere traslata col vettore v di componenti 3 meno 2. Ora, la geometria sintetica ci insegna che la traslata di una retta è ancora una retta parallela a quella data. E adesso lo verificheremo. Allora, intanto cominciamo a scrivere le equazioni della traslazione. Dopodiché, dalle equazioni scritte, ricaviamo rispettivamente x e y e andiamo a sostituirle nell'equazione della retta data. Eseguiamo i calcoli indicati, alla fine si ottiene y' uguale 2x' meno 4, che come vedete è proprio una retta parallela alla retta data, no? Perché hanno lo stesso coefficiente angolare che è 2, mentre cambia il termine noto, quindi vuol dire che è un parallelismo proprio. Grafico completo significa il grafico sia della funzione data che di quella traslata, ed è quello che vedete qua. Ho disegnato le due rette trovando due generici punti per cui passano. Per comodità di calcolo ho scelto i punti in cui i grafici delle due rette intersecano i due assi cartesiani. Stesso discorso in questo esercizio, cambiano solo i dati, dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, l'unica differenza è che la retta data non è data in forma esplicita, ma in forma implicita. Quindi si scrivono prima le equazioni a traslazione. Poi si ricavano x e y e si va a sostituire nell'equazione della retta data. Alla fine si ottiene x' meno 2y' più 2 uguale a 0, che coincide con quella data, ovviamente. Questo cosa significa? Significa che il vettore giace sulla retta data o che è parallelo a essa. E adesso lo vediamo. Il vettore, come vedete, è parallelo alla retta data. In questo caso dobbiamo traslare non una retta, ma una parabola. La procedura di calcolo è simile a quella dei due esercizi precedenti. Il risultato finale è y' uguale meno x' al quadrato più 4x. E dopodiché disegniamo la parabola data, la parabola traslata e il vettore che determina la traslazione. Ultimo esercizio del video, anche qui abbiamo una parabola, quindi non devo commentare granché i conti. Dopodiché si disegnano le due parabole e il vettore che individua la traslazione. Il risultato è quello che vedete e il video è finito.